Grande amico. Niente, Martin, non so che cosa fare. Ho minacciato di lasciarlo al verde, ma lui se ne infischia. Che cosa posso fare? Non so, ma ora dobbiamo rientrare. Già. Andiamo. Ehi! Tranquillo, tutto a posto. Andiamo. Nicolas! Va bene, basta, non esagerate, andiamo. Ho fatto la cosa più naturale del mondo, le piante crescono, il sole brilla, gli autisti guidano, normale. Siamo tanto felici di poter essere con te in questo momento. Che gentile. Dica la verità, nonostante sia lei la fautrice di tutto questo, prima è entrata nel salone. Stavo solo facendo il mio dovere, Orazio. La segretaria l'ha mandata a lavare i piatti, vero? Sì, da quando si è saputo di quella lettera è diventata irascibile. Quale lettera? Non lo so precisamente, non riuscivo a leggere il mittente, però forse la ritrovo e... No, non sono affari miei, scherzavo. Bene, vado al bagno. Beh, scusate, devo andare al bagno adesso. Ed è per questo che ci ritroviamo qui tutti permesso, insieme. Permesso, scusate. Sì? Allora, la prima medaglia d'onore della serata è per il signor Hector Gomez. Grazie. Ah, bravo! Evviva! A lei, congratulazioni. Grazie. Sei il migliore. Grazie. E posso dire qualcosa, signor ambasciatore? Sì. Sì, va bene. Prego. Ora sta bene, gli ho già dato la medicina. Non dirà nulla di compromettente, vedrà. Signor ambasciatore, gentili invitati, gentili autorità qui presenti, colleghi veterani. Visto che le dicevo. Che faccio? Taglio la torta o aspettiamo Nicolas? Io la rimetto in frigo. Prego, si accomodi. Ha fatto bene a venire a festeggiare con noi. No, non voglio festeggiare. Sono qui per verificare che sia tutto sotto controllo. Tutto a posto. Bene, posso anche andarmene allora. Ah. Che donna adorabile, eh? Non è vero? Non la posso vedere. Orazio, sta molto attento, perché quella donna ti toglierà il premio, il sorriso più bello dell'anno. Accidenti, quanto ci mette, Nicolas? Forse è ancora indisposto. Oggi, mentre dormiva, meglio... Oh, ma insomma, Carmen, la smetta! E lei crede di essere alla mensa? Vado a vedere se Nicolas ha bisogno di una mano. Mi ricordo che a quei tempi in trincea regnava l'armonia e la solidarietà tra di noi. In cucina stanno aspettando Nicolas per la tour. Avanti, muoviti! E torno tra un attimo. È tutto per me? Grazie tante, Lupe, grazie. Sì, certo, ma mangia poco perché è ricca di grassi e zuccheri, può farti male. Sì, calma, signorina. Le mie torte non fanno male, il pericolo è la tua lingua velenosa. Ecco, scusatemi, devo tornare al bagno e... Lo vedete? Non sta per niente bene, ve lo avevo detto, poverino. Insomma, Lupe, io non insisterei con la sua torta. Pensano di non essere riconosciute, ma noi sappiamo che sono spie. La bionda sulla destra e anche la stangona è una spia. So fa qualcosa con tuo nonno, mette in imbarazzo i nostri ospiti. Signore, venga con me, la prego, perché c'è una questione delicata e ci serve il suo aiuto. Oh, povera me, ci serve un miracolo. No, aspettate un attimo, dobbiamo esserci tutti, anche Nini deve festeggiare con noi, non vi pare? Giusto. Nicolas, perché non vai a cercare Nini? Vediamo, non lo so se me la sento, ma farò uno sforzo con permesso. Eccomi, mi cercavate? E adesso dove va Nicolas? Non può mancare lui nella foto. Lo puoi chiamare? Ok, sì, vado a cercarlo, sì. Il sorriso per la foto. Foto, dai, sta per foto. Ci sono anch'io. No, aspettate, manca Nini. Lei è una dei nostri. No, non ce la faccio più. Ormai non capisco se devo mettermi la parrucca, il vestito o la cravatta. Ascolta, non mollare, va tutto bene. Tu sei sul ring, io all'angolo. Ti porto qualcosa da bere, aspetta. Sì, grazie Vicky, ho una sete. Scusi, posso? Non è acqua, il ghiaccio? No. Non è del ghiaccio? No.
Beh, peccato, il ghiaccio diluisce il tutto. Non certo, ho i cocktail signora. Troppo dolci. Nicolas. Signora ambasciatore. Che fai qui? Ho sentito la voce di Nini. Sì, ma è sparita. Dov'è Nini? Dove sta? Scusa, come mai non ti hanno informato che l'ingresso a rinfresco è proibito a tutto il personale? Selina, ti prego. Che c'è? Non me l'hanno detto, non me l'hanno detto perché, non me l'hanno detto perché. Scusate, prendo da bere e me ne vado. Nicolas. Ma insomma, ma perché non me l'hanno detto? Che carina. Non temere, non ti lascerò sola. Nini, che fai in quel bagno? È appena entrato Nicolas. Ah, non mi sono resa conto che è degli uomini perché ho la nausea, mi viene da vomitare. E sono entrata nel primo bagno che ho trovato. Quindi Nicolas è ancora dentro? No. Come no, scusa, ma io l'ho visto entrare. No, cioè, non lo so, io... No, no, aspetti, è occupato. No, signora. No, è libero, prego, entri pure. Le dico che non c'è nessuno, sono appena uscita e non ho visto nessuno, non c'è Nicolas. Ma se allora è sparito. Vado a vedere? Ah no, adesso è occupato. Tutto! Madonna delle pulizie? No. Per favore, Lupe, non voglio, mi rifiuto. Se passa no. La signorina Selina, ci sgriderà no, non tutti. Non mi importa. No, per non favore, voglio. Lupe, aspetti, mi ascolti. Ti sei divertita? Oh, sì, sono stata bene. E anche il nonno era molto contento con la sua medaglia. Sono stanca morta. Perché? Dall'emozione, chiaro. Ah, certo, sì, e tu, giusto. Com'è andata? No, bene, sì, bene. A me non piace tanto Nicolas. In realtà io preferivo quando c'eri tu con noi. Mi piaceva di più. Ah, sì, anche a me. Va bene, ma sai che ti dico? Basta immaginare che Nicolas sia io, perché siamo simili, ci assomigliamo parecchio. No, vuoi scherzare? Lui è un uomo, tu sei una donna. Sì. Sai cosa stavo pensando? A me, non lo so, piacerebbe chiederti di uscire, io e te. Magari nel giorno di riposo, quando non lavoriamo. Sì. Andiamo al fiume, a fare un giro in barca. No, perché mi sento male, sul serio. Va bene, se non ti va facciamo un'altra cosa. Sì, si sono addormentati, hai visto? Tutti e due, sono sì. Meglio di un cuscino. Adesso li porto in camera da letto. A tuo nonno ci penso io. Grazie, Angela. Nonnino? Angelo ti accompagna in camera tua. Forza, su, andiamo. Cecilia. Coraggio. Va tutto bene. Oh, ecco qua. Oh, sei stanca, vero? Mi scusi, ma si era addormentata sulle mie gambe. Ah. Almeno qui è più comoda. Sì, ho visto. Grazie. Di cosa? Dai, di badare a lei e per averle dato un bacio e fatto un po' di coccole. Cecilia è sempre felice quando voi state insieme. E io altrettanto. Molte grazie. Beh, grazie a lei per la pazienza con mio nonno, specie adesso che si è inventato quella storia, che sono la sua signora e lei il mio signore, sì. Cioè sua moglie e mio marito. Sì. Cioè, insomma... Io l'ho apprezzato molto. Davvero, quello che fai per tuo nonno è molto tenero. Magari arrivassi io a quell'età con qualcuno vicino che mi accudisce così. Significherebbe che in fondo me lo sono meritato, no? Già... Va bene, ora vado a dormire, con permesso. Che cosa stai dicendo? Se arriva mio padre, sei finito, sul serio. No, sono già rovinato. È colpa tua se il club è chiuso. E ora devo dare delle spiegazioni al Gordo. Chi è Gordo? Il mio capo. Cosa credevi? Sono una semplice pedina, amico. Se sbaglio qualcosa, mi distrugge. Ma no, Tony, non può fare niente. Ne sei sicuro? Dai. Si vede che non lo conosci. Ehi, Gordo. Pronto? Sì, mi scusi, signore. E i soldi dove li prendo? No, è lei che non mi ha capito. Va bene.
Sì, ho sentito. Rivuole tutto il denaro che sta perdendo perché il club è chiuso. Martin, tu mi hai messo nei guai e ora devi aiutarmi, intesi? Li adoro, davvero. Voglio molto bene ai miei figli. Mi divertivo a immaginare che tipo di bambini giocassero con tutti questi tesori. Io? Lei giocava qui? Sì. Ma anche io, sempre. Sì, sempre. Ma non ci posso credere. Ma certo, ecco, vedi, ad esempio, quella torre è mia. No, quella torre è mia. No, no, la torre è mia, l'ho costruita io quando papà era ambasciatore. Ha costruito lei la mia torre? Si è inventato quella storia che sono la sua signora e lei il mio signore, sì. Cioè sua moglie e mio marito, insomma... Io l'ho apprezzato molto. Davvero, quello che fai per tuo nonno è molto tenero. Magari arrivassi io a quell'età con qualcuno vicino che mi accudisce così. Io, Nini, vorrei dirti una cosa. Io, Nini, vorrei dirti una cosa. Mi dia un pizzico. Non lo so. Cosa? Io credo che... Che cosa ti succede? Stai tremando? No, sì. Ti senti bene? Sì, no, no. Che cos'hai? Non lo so, che cosa voleva dire, scusi? Sì. Prego, prego uguale a de nada. Scusa uguale a disculpa. Grazie. Sì, questo lo so, grazie, grazie, molte grazie. Loco, no, no. No, non la dico. No, no, questa parola. No, meglio di no, sai. Questo bicchiere è per... Vino. Vino, champagne, acqua. Ah, cosa voglio bere? Beh, dipende dai miei gusti. Dobbiamo cercare di migliorare anche l'uso del linguaggio, dei gesti, del portamento, che deve essere più elegante. Praticamente dovrei essere una dama perfetta. Non so come fare, come spiegare al cancelliere che il vice cancelliere non avrà a che fare con me, ma piuttosto con la nipote del mio giardiniere che lo seguirà durante la visita all'ambasciata. Già, non pensavamo di arrivare a questo, però abbiamo bisogno di Nini. Allora, vuole prendersi gioco di mia cugina? No, 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 nella maniera più assoluta, Nicolas, affatto. Ah, no, certo, lei non lo farebbe, anche se pensa che sia una poco di buono. E invece no, devo ammettere che ultimamente ho cambiato opinione su Nini. Ah, sì? In che modo? Grazie per avermi aiutata. Anche se non sembra, mi ha fatto molto piacere. Di che cosa parla? Di niente, ha avuto un problema. Ha detto aiutarlo, di che sta parlando? Mio padre se ne andò quando ero piccola. E tua madre? Volò in cielo subito dopo il parto. Come si chiamava tua madre? Non lo so, mio padre non me l'ha mai detto. Ha badato a me, ma non mi ha mai parlato di lei. E perché non l'ha fatto? Per proteggermi, diceva. A volte l'ha fatto per i figli e non si esprime nel modo giusto. Martin, scappiamo presto, sono già qui! No! Sta attento! Scusa, bellezza, ora non ho tempo per le spiegazioni. Corri, dai! Non voglio diventare una dama e non cerco un cavaliere, mi perdoni. Non ce la faccio, non mi riesce. Ce la farai, invece. Ci riuscirai. Ricorda che se non hai fiducia in te stessa, nessuno ti darà ascolto. Yeah.